In modo particolare il tema della stabilizzazione, anche alla luce di questa riforma, che è sì un passo in avanti rispetto al passato, ma che ad esempio non trasforma la magistratura onoraria in funzionari effettivi, rimangono ancora dei precari e nemmeno precari di lusso, poco pagati, e quindi ad esempio su questi temi, e chiudo Presidente, e sulla retribuzione, quota fissa e quota incentivata, e sulla stabilizzazione, quindi sulla rinnovabilità dell'incarico, rimane ancora un aspetto grigio, nebuloso, che non fa chiarezza e che non ridà alla magistratura onoraria, che ripeto ringrazio per quello che fanno e per quello che faranno, quella dignità che si meritano e quella dignità che consente loro di poter garantire un minimo di funzionamento del sistema giustizia. Grazie collega Molteni, ci sono altri interventi? No. Dichiaro aperta la votazione, 1.4 Colletti, pareri contrari eccetto quello del relatore Colletti. Di Lello. Carloni. Qualcun altro? Non mi pare. Sì, allora abbiamo Vacca, Di Battista che ha votato, Fabbri, Vito, Casellato ha votato. Qualcun altro? Lavagno. Vediamo, ecco, ha votato Lavagno, mi pare che abbiano votato tutti, D'Incecco, Airaudo, Lomonte, l'aspettiamo. Dovremmo esserci. Allora, D'Incecco ha votato, Lavagno ha votato, Airaudo ha votato, Lomonte ha votato, direi che possiamo chiudere, dichiaro chiusa la votazione. 127 favorevoli, 229 contrari, la Camera respinge, 1.5 Colletti, parere favorevole del relatore Colletti, contrari tutti gli altri, non ci sono interventi, dichiaro aperta la votazione. Chi è che non riesce a votare? Misuraca. Russo Paolo, che ha votato adesso. Ottobre. Qualcun altro? No. Fregolent. Hanno votato tutti? Sembra di sì. Dichiaro chiusa la votazione. 127 favorevoli, 227 contrari, la Camera respinge. Adesso andiamo all'1.6 Colletti, sempre parere favorevole al relatore Colletti, contrari tutti gli altri, non ci sono interventi, dichiaro aperta la votazione. Carloni. Zan. Vieni, grande. Ci siamo? Bruno Bossio. Bruno Bossio. Sembra che ci siamo, bene. Dichiaro chiusa la votazione. 125 favorevoli, 233 contrari, la Camera respinge. Adesso andiamo all'1.7 Colletti ed altri. Pareri contrari Commissione e Governo, favorevoli ai due relatori di minoranza. Dichiaro aperta la votazione. Sgambato. Sgambato. Palese. Capezzone.
Tancredi. Qualcun altro? Non mi pare. Dichiaro chiusa la votazione. 134 favorevoli, 228 contrari, la Camera respinge. 180 Andrea Maestri, parere contrario Commissione e Governo, il relatore Colletti si rimette all'Aula, il relatore Turco è favorevole. Dichiaro aperta la votazione. Pastorelli. Giuliani. Ci siamo? Sembra di sì. No, la collega Santerini, l'aspettiamo. Bene, dichiaro chiusa la votazione. 75 favorevoli, 233 contrari, la Camera respinge. Votazione dell'articolo 1. Se non ci sono interventi, dichiaro aperta la votazione. Malisani, Frusone, Sandra, Savino, chi altro non riesce a votare? Bene, Carfagna.